I vertici militari alleati continuano a non rilasciare dichiarazioni sui disastrosi eventi successivi alla detenzione di Yuriko. Tuttavia sappiamo questo: Yuriko Omega non è mai stata rintracciata e probabilmente ora è a piede libero. Dove si trova? Se i militari lo sanno, non dichiarano nulla. Una cosa è certa comunque: prima o poi, da qualche parte, Yuriko uscirà allo scoperto. E quando lo farà, centinaia, migliaia, milioni di persone saranno in serissimo pericolo. Quindi è possibile che voglia tornare in Giappone? Nessuno lo sa, Ted. Da quando è fuggita se ne sono perse completamente le tracce. Bene, grazie mille, Brenda. Affascinante. Ora il servizio di Molly McFarland, che si trova al Sunshine Mall per l'inaugurazione di un nuovo percorso da golf, Putt-Putt. Izumi, sto arrivando! È tornata! Guerrieri, sopprimetela! Bene, altra carne da macello! Danni provocati l'ultima volta che sono stata qui. Miliardi di yen. E hanno comunque osato ricostruire questo posto. Lo sono stato io! Non ti ho mai toccato! Yuriko, trova l'ascensore che porta al laboratorio privato. Gli inibitori psichici mi impediscono di usare i poteri. Carico di uniformi militari proveniente da qui è andato disperso nell'isola di Sakali. Qualcuno finirà nei guai. Ah!
paura. Deve essere stata la cella di Izumi. L'ascensore, devo trovarne un altro. Schede di Izumi. Capacità di sopravvivenza A, superiore alla media. Disciplina A, inferiore alla media. Potenza S, nella media.
Sembra il centro traumatologico. Sarà vuoto ancora per poco. Quasi. Ah, di nuovo. Ci deve essere un altro ascensore. Sembra che si siano dati da fare con gli inibitori psichici per cercare di tenere sotto controllo le mie capacità. Vedremo se ci sono riusciti.
bimbi. Ora devo distruggerti per evitare altri danni. Yuriko, ormai ce l'hai quasi fatta. Shimada, inizio a stancarmi. Non si chiuderà dentro. Cerca l'ultimo ascensore. Credo facciano le clonazioni. Potrebbero esserci centinaia di me. Di finanziatori del centro e un invito a una specie di banchetto. Perché non hanno invitato anche me? Di effettuare un servizio di sorveglianza extra in cambio di addestramento psichico. Gregor Zelinsky, considerato un eccentrico esperto in relatività e fisica. Come mai lui e Shimada si conoscevano? Posso aereo in arrivo!
sorpresi della mia resistenza fisica al danno e al dolore. Sembrano interessati a scoprire quale sia il mio limite massimo di sopportazione. Hai esagerato, Yuriko. Nascondersi è inutile. Ormai ci siamo quasi, Yuriko. Voi non avete idea di che cosa avete fatto. Io vi ho create entrambe. Siete una cosa sola, entrambe volete il potere. Quando sarò morto, non ci sarà più nessuno grado di proteggervi. Fammi uscire da qui, Yuriko. Truppe imperiali, siete autorizzate a uccidere Yuriko. Shimada-san, ti ucciderò e demolirò questo posto. Io posso aiutarti! Finalmente sono libera. Oh, grazie. I miei poteri stanno tornando. E adesso a noi due. Non pensare nemmeno di essere la più potente. Prima che Shimada mi imprigionasse, ancora incapace di controllarmi, io ero la più forte. E molto presto lo sarò di nuovo. Shimada.
primo ostacolo. Mi hai liberata. Permettimi di renderti il favore. Sei morta. L'inferno per trovarti. Che faccio?